Bentornati sul mio canale. Come avete visto dal titolo del video, oggi andremo a vedere la mia rosa che uso ormai da 3-4 settimane nella Weekend League. Inoltre vi farò vedere anche le tattiche personalizzate di ogni singolo giocatore e della squadra. Iniziamo subito dal modulo, un 4-1-2-1-2 tra parentesi 2. Mi trovo molto bene a giocare con il CDC davanti alla difesa in protezione. Partiamo dal portiere, io sto usando Butland, che dire di lui, credo sia il bug per eccellenza per quanto riguarda i portieri della Premier. Pagato 3500 crediti è un acquisto importante ad un prezzo bassissimo secondo me. Come terzino destro ho scelto Walker, magari molti di voi preferiscono Bellerin per la velocità stratosferica, però io voglio dei terzini bravi nella fase difensiva e abbastanza tosti fisicamente, e direi che Kyle Walker con il suo 81 di fisico e 78 di difesa è perfetto per il nostro stile di gioco. Primo difensore centrale ho scelto Smalling, classe 89, acquistato per 18.000 crediti, secondo me il miglior difensore della Premier League. 84 di fisico e 84 di difesa fanno di lui un muro quasi impenetrabile. Al suo fianco il suo compagno di squadra, Eric Bailey, il difensore più veloce della Premier, 81 di velocità, 83 di fisico e 82 di difesa. Non sembra quasi un difensore dalle statistiche, ma è molto comodo quanto si incontrano attaccanti veloci come Vardy o Aubameyang. Pagato quasi 15.000 crediti, ma fidatevi, sono ben spesi. Passiamo al terzino sinistro, ho scelto Luke Shaw, ha delle statistiche molto equilibrate per quanto riguarda il fisico e la difesa. Acquistato per 3.900 crediti, credo che adesso il prezzo si sia abbassato e lo potete trovare anche sui 3.200. Passiamo al centrocampo, il CDC non poteva che essere lui, N'Golo Kanté, soprannominato da me il keniano. Questo ragazzo è un'autentica diga in mezzo al campo, insuperabile, le prende tutte. Trovarselo contro è bruttissimo perché non sai mai come superarlo. Pagato 28.000 crediti circa, adesso ne costa esattamente 20.000, quindi che aspettate? Prendetelo subito. Alla sua destra il centrocampista del Tottenham, Moussa Dembélé, acquistato a quasi 20.000 crediti. Lui ha le caratteristiche del classico centrocampista di rottura, che fa da spalla perfetta a Kanté. Da non sottovalutare le sue statistiche, 77 di velocità, 84 di fisico, che non guastano mai, e ben 83 di dribbling. Passiamo alla parte centrosinistra del campo, ho preso Wayne Rooney. Lui, oltre ad essere forte fisicamente, mi dà tanta qualità e quantità in mezzo al campo. Nei momenti di difficoltà della partita, lui può risolvertela tranquillamente con un tiro dalla distanza. Ha ben 86 di fisico e 81 di passaggio. Pagato poco meno di 20.000 crediti, adesso potete acquistarlo a poco più di 10.000. Un mostro. È arrivato il momento del COC, il giocatore più costoso della mia storia di FIFA, Mister 420.000 crediti, il Kun Agüero. Che dire di lui? La sua carta si commenta da sola. 89 di velocità, 88 di tiro, 89 di dribbling. Fanno di lui un incubo per tutte le difese. E in quella posizione è ancora più devastante perché può trovare spazi tra le linee. Passiamo alle due punte, io ovviamente ho sempre giocato con una punta forte fisicamente ed una punta rapida che può andare negli spazi. Ovviamente per quanto riguarda quest'ultima la mia scelta è caduta su Jamie Vardy, 93 di velocità, 80 di tiro e 79 di fisico. State attenti che se vi punta Jamie vi fa malissimo. Al suo fianco, dopo una lunga riflessione, ho deciso di inserire lui, il belga Romelu Lukaku, statistiche assurde. 82 di velocità, 82 di tiro, 74 di dribbling e ben 84 di fisico. Non lo sposti praticamente mai. Pagato circa 24.000 crediti, è stato uno dei miei primi acquisti che ho fatto appena avuto in mente di farmi una BPL. Per quanto riguarda la panchina, ho messo come secondo portiere Jakubovic, che non utilizzeremo praticamente mai, poi Zabaleta come terzino destro, Kail come difensore centrale, il sostituto di Kanté per fisico è il CDC del Chelsea, Matic. Come COC, per far rifiatare Agüero, abbiamo Roberto Firmino e in attacco il bug dei bug, Musa. Come sostituto naturale invece di Romero Lukaku abbiamo lo scimmione Diego Costa. Adesso andiamo a vedere insieme le istruzioni che assegno ai giocatori prima di iniziare la partita. Partiamo dai terzini, gli do come istruzione di sovrapporsi sempre ad ogni azione offensiva. I difensori centrali non li tocco e per quanto riguarda il CDC gli dico di avere come atteggiamento difensivo intercetta le linee di passaggio.
e per supporto alla manovra offensiva gli dico di restare dietro in attacco. Per Rooney e Dembélé non ci sono istruzioni e resta tutto predefinito. Passiamo al COC, l'unica cosa che gli dico è quella di restare sempre in avanti per quanto riguarda la manovra difensiva, così da non spaccare in due la squadra. Per i due attaccanti le mie istruzioni sono solo due, essere aggressivi per quanto riguarda le intercettazioni e di pressare sempre i difensori. Le tattiche personalizzate sono le seguenti. Per quanto riguarda la costruzione della manovra, 60 di velocità, 30 di passaggi, che significa che i giocatori danno sempre una soluzione semplice al portatore di palla. Per quanto riguarda la posizione dei giocatori in campo, uso quella organizzata. Passiamo alla creazione occasioni, per i passaggi è sempre il solito discorso di prima, quindi ho messo 40. I cross ho messo 60 e cerchiamo di sfruttare le sovrapposizioni dei terzini e la mole fisica del nostro Lukaku. Per i tiri ho messo 70, così i miei giocatori sono più propensi nello smarcarsi per cercare la conclusione. La posizione dei giocatori in fase offensiva sarà sempre organizzata. Passiamo alla difesa. Voglio molto pressing da parte dei miei difensori. Attenzione a non mettere troppo perché possiamo rischiare nelle imbucate. Io ho messo 70. Aggressività ho messo poco più sopra la media e ampiezza squadra 35, così da tenere la squadra stretta. Una cosa importante secondo me è la linea difensiva. Io uso la copertura. Molti utilizzano il fuorigioco, ma così rischiamo molto quando andremo ad incontrare attaccanti ed esterni veloci. Ragazzi, io vi ringrazio per l'attenzione, io vi ho spiegato tutto del mio modo di giocare, ovviamente ogni persona ha un suo modo di interpretare la partita e di giocarla, ed è proprio questo il bello di FIFA. Se volete lasciate un bel like e scrivete sotto nei commenti la vostra squadra che utilizzate in Ultimate Team in questo FIFA 17. Un saluto a tutti da Wammata e noi ci vediamo in un nuovo video.